Ora parliamo di Lorenzo Ghiberti, uno dei protagonisti di Firenze e del superamento del gotico fiorito. Per arrivare al Rinascimento, la parola al professor Nalin. Lorenzo Ghiberti è un artista legato alla. Alla, alla cultura fiorentina del 3-400, in particolare lui nasce a Pelago nel 1378 e lì si forma all'interno di un ambiente artistico di passaggio tra la cultura gotica e la cultura rinascimentale. La prima formazione però avviene con il padre, che è un orafo. Molti artisti di questa epoca qua si formano come orafi, perché in Toscana e a Firenze in particolare c'erano molte botteghe di orafi e lì cominciano le prime esperienze di modellazione e dopo piano piano, piano piano si spostano verso altre attività o di scultore o di architetto o di pittore, eccetera. eccetera. Ma un altro suo momento, di formazione a Firenze, dopo quella diretta con il padre, è quello per la collaborazione per la porta della mandola che è legata al Duomo di Santa Maria del Fiore, Fiore, al Duomo di Firenze e qui incontra due protagonisti fondamentali della cura rinascimentale fiorentina, che è Donatello da una parte e Brunelleschi dall'altra, due coprotagonisti di questa stagione. Si trasferisce momentaneamente a Pesaro, però ritorna quasi subito a Firenze, perché è richiamato dal concorso che verrà eh, indetto nel 1401 per le formelle della porta del Battistero di eh, San Giovanni a Firenze. Partecipa insieme ad altri artisti e lui sarà uno dei vincitori di questo concorso con la famosa formella del, safri, del sacrificio di Isacco. In realtà vinceranno a pari merito due artisti, lui e Brunelleschi. Però a un certo punto Brunelleschi si ritira dall'attività, dalla, dall dal bando del concorso e resterà lui solo a realizzare il formale, che non saranno legati al Vecchio Testamento. Come è il sacrificio di Isacco? Ma saranno legati al Nuovo Testamento e qui realizzerà tutta una serie di formelle proprio per questa porta. In particolare ne farà 28 formelle, tutte legate, a, come dicevamo prima, al Nuovo Testamento: l'annunciazione, la natività, la resurrezione di Cristo, la flagellazione. Questi saranno i temi. Perché? lui vince e vince anche Brunelleschi, perché sono due modi diversi di intendere il sistema compositivo. Lui più legato alla tradizione tardogotica, infatti le sue figure sono più lineari, verticali, eccetera, eccetera. L'altro, Brunelleschi, le farà più dinamiche, inclinate, costruite sulla diagonale. E quindi diciamo che all'epoca il gusto gotico era... Uh, più, uh, più condiviso dal pubblico e quindi l'altro veniva considerato un po' troppo avanguardista rispetto ai sistemi, però nonostante questo arrivano a pari merito nel concorso, ma sarà lui stesso a vincere il concorso e a, 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 e, e a realizzare poi queste 28 formelle che vanno a qualificare la, ancora oggi una delle porte del Battistero di Firenze. <music> Nella penisola italiana, all'inizio del 1400, presa avvio il Rinascimento, movimento filosofico, letterario e artistico che derivava dall'umanesimo e che, come questo, riconosceva la centralità dell'uomo, che con la razionalità definiva gli ambiti della conoscenza. Viene usato così il termine Rinascimento per descrivere una rinascita e innovazione del sapere e delle arti. Questo iniziò con la riscoperta della cultura classica greca e romana e con gli studi di matematica e fisica per comprendere le leggi che governavano l'universo e la natura. In campo artistico, gli studi di geometria portarono alla scoperta della prospettiva, che rivoluzionò la pittura e l'architettura. La scultura trova ispirazione nella bellezza ed equilibrio dell'antichità classica. Il Rinascimento si sviluppò in particolare a Firenze. Questa signoria stava vivendo un periodo di grande prosperità grazie alla famiglia de' Medici, che sostenne la cultura e l'arte. Con l'illustra famiglia Firenze divenne il punto di riferimento per i più grandi artisti. All'inizio del Rinascimento i pittori ripresero gli studi sulla prospettiva iniziati da Giotto nel 1300 e si affermarono esperti di prospettiva come Paolo Uccello, Piero della Francesca e Masaccio. Seguì poi, verso la fine del 1400, l'opera di Beato Angelico e la pittura lineare di Sandro Botticelli. Il maggiore architetto di questo periodo fu Filippo Brunelleschi. E per la scultura si ebbero artisti come Ghiberti, Jacopo della Quercia e Donatello. Il Rinascimento raggiunse il suo apice tra il 1490 e il 1530 con il lavoro e le opere di tre grandi artisti geniali: Leonardo, Michelangelo e Raffaello. La loro influenza sul mondo dell'arte fu tale che generò il manierismo. Le nuove opere erano alla maniera di riferendosi esplicitamente ai tre grandi artisti. Il Rinascimento non si diffuse solo nella penisola italiana, ma si espanse in Europa. Gli ottimi rapporti commerciali con il Belgio e i Paesi Bassi permisero di diffondersi dei campioni estetici italici oltre le Alpi. Per la chiesa di Orsan Micheli a Firenze, realizza eh, tre statue. Di, a tutto tondo e a, a cera persa, è una tecnica che si era un po' persa nel, nel Medioevo e che viene riabilitata nel Rinascimento, una tecnica che prevede la composizione con la cera della, della, della figura stessa e poi ricoperta di terra refrattaria viene inserita dentro la cera e questo scappa e per questo si perde la cera persa e viene sostituita dal bronzo e quindi va a costruire la composizione. Ripeto, una tecnica antica che nel Medioevo si era persa. Realizza tre opere. San Giovanni Battista, di gusto, sono tutte di gusto tra il Rinascimento e il gotico. Diciamo la postura della figura è quella tipica della classicità, con un piede davanti e l'altro un po' più dietro, però il sistema di allungare le figure, il collo, la testa, eccetera, eccetera, risente ancora di una cultura tardo, tardo gotica e anche la nicchia in cui vengono inserite è fortemente gotica. Quindi abbiamo questo San Giovanni Battista e poi nel 1216, dal 19 al 20, quindi in epoche successive, realizza un Sempre per la nicchia esterna di questa chiesa, il San Matteo e poi dal 27 al 28 Santo Stefano, che diciamo delle tre è il più classico, quello che risente meno della, della cultura tardogotica. Fa un'esperienza anche di architettura, o comunque gli viene attribuita questa opera, che è la sacrestia della basilica di Santa Trinità. E' Un'opera anche questa che è sempre una via di mezzo tra la cultura rinascimentale che sta prendendo il sopravvento e quelle che sono le memorie di tipo storico. Siamo nel 30-36, sempre nello stesso periodo in questi anni, negli anni 30, collabora anche per la cupola di Santa Maria del Fiore con Brunelleschi e porta il suo contributo di grande esperienza sia di orofo sia di, di scultore. Nel 24, quindi un po' prima delle date che abbiamo appena indicato, aveva fatto un viaggio a Venezia. Venezia allora è fortemente gotica, fiorita, miscelata poi con tutta la cultura orientale, Venezia aveva un rapporto preferenziale con l'Oriente e questa immersione su Venezia lo porta un po' lontano sotto certi aspetti da quelli che sono le istanze culturali del Rinascimento. Tra il 27 e il 28 torna a Firenze e qui realizza un'opera. Di particolare significato, creerà sta sepolclare di Fra Leonardo Dati. Perché è importante? Perché qui. Supera quello che abbiamo detto, il suo sistema gotico iniziale e va più a, a rappresentare la figura, cioè il, il defunto che è sepolto sotto la lastra, con taglio fortemente realistico. Quindi diciamo il suo tentativo continuo è quello di passare da quello che è il gusto di tipo gotico a quello che è il rinascimento, passando, mediando con alcuni tratti di forte realismo. Lorenzo Dicione di Serbon Accorto Ghiberti nacque a Firenze nel 1378, figlio illegittimo dell'orafo Bartolo di Michele, detto Bartoluccio. Il fatto di essere un figlio illegittimo lo ostacolerà nella carriera politica e artistica. Ai figli avuti fuori dal matrimonio non erano riconosciute le stesse opportunità dei figli nati regolarmente. Infatti, nel 1444 gli venne contestata la partecipazione al Consiglio della Signoria, detta dei Dodici Buon Uomini, massimo organo di consulto del governo. Del primo periodo di vita dell'artista non si hanno molti documenti. Le uniche informazioni sono reperibili dall'opera Commentari, testo scritto in modo un po' vanitoso dall'artista stesso per immortalare le sue opere e la sua vita. Sappiamo che la prima formazione artistica di Ghiberti avvenne nella bottega d'orificeria di Bartolo, qui si impadronì del formulario stilistico dell'orificeria tardogotica. Viene riportato da lui stesso nei commentari un soggiorno a Pesaro, presso la corte dei Malatesta, dove decorò una stanza del palazzo assieme ad un da lui definito egregio pittore, che potrebbe essere Mariotto di Nardo. La carriera di Ghiberti si precisò sempre più a partire dal concorso per la seconda porta del Battistero di Firenze nel 1401. L'artista vinse questo concorso, indetto dall'arte dei Calimala, con la famosa formella in bronzo del sacrificio di Isacco. Il bando prevedeva che il vincitore componesse le scene sacre della seconda porta del Battistero di San Giovanni a Firenze. Secondo i documenti dell'epoca, i vincitori del concorso furono due, a pari merito, Ghiberti e Brunelleschi. Brunelleschi rifiutò di lavorare con Ghiberti e quindi l'opera venne svolta dal solo Ghiberti. L'artista compose anche varie statue per le nicchie della chiesa dell'Or San Michele, tra le quali il San Giovanni Battista, il San Matteo, il Santo Stefano, tutte e tre fuse in bronzo. Lorenzo Ghiberti realizzò inoltre numerose opere per la cattedrale di Santa Maria del Fiore, tra le quali ricordiamo i reliquiari di Sant'Andrea, creato per la cappella di San Zanobi, e i disegni per le vetrate, che verranno in seguito realizzate dal vetraio Francesco Livi. Come ultima grande opera dell'artista ricordiamo la terza porta del Battistero di Firenze, oggi conosciuta come Porta del Paradiso, che venne conclusa nel 1452. Ghiberti morì a Firenze nel 1455, a 77 anni, e venne sepolto nella Basilica di Santa Croce. Ormai è un artista maturo, però è ancora eh, figlio del tardo gotico, del gotico fiorito che caratterizza questa stagione di passaggio. E proprio per superare questo, questo marchio che lo caratterizza, eh, organizza un viaggio a Roma, va a Roma per acquisire modelli di classicità. E tornato da Roma, comincia a realizzare nel 1425 la porta est del battistero. Della, di Firenze, con temi dell'Antico Testamento. Qui crea una serie di, di scene in dieci formelle che caratterizzano la, i temi eh, legati a questo a questi soggetti della porta est del, del Battistero, e in particolare con i temi dell'Antico Testamento sono dieci formelle in bronzo con eh, coperti da, tutti da foglia d'oro quindi sono completamente dorati in cui si riesce a ambientare queste scene con una struttura prospettica di prospettiva lineare abbastanza intuitiva, però ben in sintonia con quelle che sono le caratteristiche dei temi delle, delle, delle scoperte fatte in questa stagione, da Brunelleschi in particolare. Attorno a queste formelle ci sono una serie di cornici con tutta una serie di, di personaggi che chiudono le cornici stesse e c'è anche un autoritratto dell'artista. Quindi i vari temi, abbiamo detto l'Antico Testamento, quindi Caino e Bene e varie altre scene che qualificano questa composizione. Nel 1432 anzi dal 32 al 42 nel giro di dieci anni realizza un'altra opera in bronzo che è l'Arca di San Zenobio che si trova nella Basilica di Santa Maria del Fiore, è proprio una, una struttura che, che accoglie il corpo del defunto fatta tutta completamente in bronzo e nelle nelle facce di, questa, di questo parallelepipedo, che va a costruire l'elemento della tomba, abbiamo tutta una serie di rappresentazioni, anche qua con l'uso della prospettiva lineare. Quindi, vuol dire che era un'acquisizione che lui aveva, aveva, aveva dentro i suoi repertori. Poi ancora abbiamo nel 1943 va a progettare le vetrate policrome del Duomo di Firenze e qui ritorna un po' indietro da un punto di vista compositivo, ma anche perché i limiti tecnici della, delle vetrate policrome le impongono e quindi torna a quegli effetti di simmetria di figure giganti e nani che è tipico della tradizione medievale precedente. Nel 1442 ormai artista maturo si dedica a scrivere quelle che sono le sue idee, in famosi commentari, realizza tre libri, di fatto è un'opera incompiuta, però dentro questi commentari abbiamo sia la vita degli artisti, da Giotto a, a, a vari, ai Lorenzetti e via dicendo, ma soprattutto abbiamo la, la, la stesura tecnica, anzi la, la documentazione tecnica di quelli che sono i nuovi sistemi compositivi, cioè la prospettiva, l'anatomia, l'ottica e via dicendo, tutta una serie di cose e non ultima la sua vita, cioè è anche un'autocelebrazione che fa della sua opera. Nel 1455 muore e viene sepolto in maniera abbastanza trionfale nella chiesa di Santa Croce a Firenze.